amici di Sela TV, oggi ci troviamo alla Basella di Urniano, un paese a pochi chilometri da Bergamo. Siamo qui per un'occasione molto particolare, ci troviamo qui oggi infatti per scoprire le varie curiosità della Festa dell'Agricoltura di Basella, che volge quest'anno alla sua quinta edizione.
là chi li mette? Thank you.
sai che vive tua ema. Evento. Siamo in compagnia di Paolo Campana e Matteo Brozzoni. Buongiorno. 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 Ecco, sì, finalmente riusciamo a trovarci. Ecco, da cosa nasce l'idea di creare una manifestazione di questo tipo? L'idea è partita 5 anni fa, che un anno non è stata fatta, che è una manifestazione storica. Abbiamo iniziato per scherzo, noi due, con la collaborazione di altri agricoltori della zona, di Basella e anche fuori, e pian piano i numeri sono sempre aumentati. Penso quest'anno con 210 trattori presenti siamo la seconda festa più numerosa della provincia di Bergamo. Quindi non potete che essere soddisfatti di questi enormi risultati che state ottenendo? Sicuramente, gli sforzi hanno portato i loro risultati. E mi chiedevo, come mai avete deciso di organizzare questo evento proprio alla Basella di Urgnano? Ma diciamo che è il nostro paese fino a un certo punto, cioè non è il nostro. Di origine santizzanica, però prendiamo dalla Basella per il santuario, un santuario, comunità. Ho deciso di stare a Basella e penso di proseguire stando a Basella. E poi c'è una bellissima atmosfera, il santuario è bellissimo, questa piazza è davvero molto molto bella. C'è anche una zona agricola qui e appunto è un punto di comunione di tutti i vari paesi che qui dalla Bassa sono agricoli e si prestano a partecipare a questo evento. Bene, quindi complimenti, complimenti per aver organizzato questo bellissimo evento, questa bellissima manifestazione, soprattutto per aver riportato in vita una parte storica della nostra tradizione. Volevo solo ricordare che l'anno prossimo la sesta giornata dell'agricoltura alla Bassa Pianura Bergamasca sarà il 9 dicembre. Perfetto, allora ci ritroviamo l'anno prossimo, speriamo, ok, grazie mille e buona continuazione, grazie.